far pausa per la seconda gara nazionale. Questa semifinale deve affrontarsi fra Tedani, Francesco Ferrara contro Ferrucchi, Ferrara, Francesco Ferrara. Thank you.
l'anteprima per Ferrari. Sposto un po' il pallino, da qua sembra bianco. Adam da qui farà un tiro di secondo. L'unico colore per la coppia ferrarese si portano sul cognito azzurro e vanno alla chita. Ancora dietro a coprire al pallino,
mercato. Era proprio una linea sulle palle in mano. Andando contro pallino, prende la carambola della piazza e porta vicino del rosso. Terza biglia per la coppia ferraresi, in mano da Dani. Prova a posizionarsi in testa a pallino, sulla mezza del rosso. Fa un discreto punto, ultima biglia per la coppia modenese. Sceglie anche Verrucchi di passare in mezzo alle due rosse, mandando via la bianca. Possibilità per Adami sia di prendere il punto che fare il quattro di colore, ma fare un po' al pallino. 4 di colore per lui, 19 e 12 per la coppia ferraresi, che va alla chita. Lo spondo interno di secondo. Si posiziona dietro. Tentano di fare un calcio con la rossa alla coppia. Anche loro con il loro avversario fare il giusto per il secondo. Rimangono lì, non muovono niente, sono in svantaggio di due palle e dalla quarta figlia. Tenta anche Frati lo stesso tiro, questa volta però da fuori. Anche lui rimane lento, si ingancia sotto e... Adami opta ancora per un tiro stavolta di striscio, mandare via la rossa. La sua scala confeziona un indice di colore per gli avversari, e anche tirare. Tutta mano che c'è per la coppia ferrarese. Coppa modenese si porta in vantaggio, 22-21, e andrà alla chiuda con Ferrari. Si è riuscito a mettere sul pallino. La sua si ferma spalla, lascia un po' di spazio per Frati. Frati sbaglia il tiro, rimane lungo con la propria mano, si faccia il pallino e non riesce a prendere il punto. Seconda biglia per la coppia motrice, due spondi interni. Tiro d'effetto, tre sponde, voleva fare quattro ma ne fa tre. Frati riesce solo ad allargare, inizia a prendere il punto. Ultima biglia per Adami. Sponda esterna. Ehi, ma
Due palle in mano alla Portimonense, palla in mano a Ferrari, con uno spunto interno, un po' in spinta, probabilmente proverà a tirare via la bianca. Ha preso il pallino, l'ha mandato vicino, ha preso il punto. Adesso tenterà punti di risorsa con un calcio di leccata. Non prende contro niente, due di colore per la coppia mondiale. 24-21 con Ferrari che va alla fine. Non sufficientemente tagliata il giocatore modenese, pallino viene su, quasi spalla. Frati si posiziona di tre pallini. Palla in mano di Rocchi, probabilmente proverà a spostare il pallino vicino alla propria bianca. Fatti così, riesce a prendere il punto, adesso il frate avrà la possibilità di portare il pallino vicino a sponda, magari vicino alla propria famiglia, oppure lasciarlo lì. Tiro, diciamo, non venuto bene, infatti, che non va. Non tocca niente. Ultime tre mani. Usando la sponda lunga. Con una caramba di pianta, prendo la punta. Riesce a scontento. Ultima palla per la coppia ferrarese. Adamo. Tocca il pallino. Ci può scappare la sua sponda. Ferrari si imposta. Sceglie il tiro 4 di pallone per lui. 28-21 per la coppia mondanese. Cosa curiosa, Ferrari watch di sinistra e appunto ci va di destra. Sfiora, lo metto laterale, andare giù, mi viene il suo direttore del cofilotto. Piccolo lungo per la coppia mortese, 36-21. Frati si posiziona dietro al pallino, un po' staccato. Secondo me Ferrari voleva fare la cosiddetta riunita, prende il pallino troppo pieno e manda giù la bianca dell'avversario. Coppia ferrarese con Adamo, poi tenta uno striscio, ma qualche punto di risorse. Striscio abbondante. Riesce a prendere il punto. Ora per la coppia modenese due palle in mano, invece una testa per la coppia ferrarese. Opta per il calcio della bianca Verucchi.
nessun punto, punto preso. Frati sembra molto stanco, addirittura andato in buca andando appunto su. Il team video per la coppia proverà a limitare i danni, anche se mi pare che la difesa ce n'è ben poca. Seconda palla per Adani, che non fa punti, appunto rimane in rosso. Vediamo Veruk che scelta faranno. Devono andare a 4, l'avversario non li concede. 42-21 per la partita modenese, conferma anche la partita. Tentando per Ferrari, fa una attaccata a sponda. Coppia Ferrarese va a punto, si posiziona destro pallino Frate, quella coppia modenese tira Ferrari. Prova a tirare giù la bianca, con una fiera della rossa, ma fa castello. Seconda palla per Frati. Frati sceglie si posiziona di fianco al pallino. Veruk come un po' in spinta contro il pallino, può spostare la bianca, invece prende il primo disfaccio e lo porta giù vicino alla bianca dell'avversario. Ultima palla per la coppia modenese in mano a Veruk, e dopo due palle a disposizione per Adani. C'è il calcio del pallino che sembra abbondantemente tagliato, sfiora il metro laterale, farà 4 di colore Adami, avendo la propria guida sul castello. Fatti così, 42-25, torna la Kito senza la propria ferraresi. Pallo per Frati, che in questo caso non è molto fortunato, vedo addirittura 50-25 per la coppia modenese, con Veruk che porta sul pallino. Porta su molto bene, pallino sponda, la rossa in testa. Va Adami, porta giù la rossa, non riesce nessun intento, ora probabilmente ora ancora. Invece, la Ferrari che proverà a sua volta a posizionarsi con questa pallina, palla uscita male dalle mani, come dimostra la smorfia del giocatore modenese. Oh.
addirittura ci va troppo sotto. Verucchi proverà a andare in testa pallina, cosa non riuscita a proprio compagno in precedenza. Ultima biglia per Frati. Prende troppo la rossa abbondante, cioè, per il palo. Secondo me si limiteranno a fare uno Ferrari. Per Ferrari 56 a 25. Frati probabilmente provato ad andare in testa pallina, si è posizionato a fianco, ha lasciato un po' di spazio all'avversario, probabilmente proverà a portarlo giù. Così è, spacca in mezzo, pallina viene giù, prende il punto. Seconda biglia per Frati. Tiro di mezza tagliata per Frati, non riesce ad andare vicino a pallina, se vediamo Verucchi se riuscirà a far meglio. Risponde interno per lui. Bel tiro da parte di Adami, non lascia molto spazio all'avversario, vediamo se sì. Verucchi che farà questo tiro di Adami. Tiro abbondante, come non c'è una calata clamorosa, che invece è stata davvero clamorosa, è riuscito a prendere il punto. Adami tenterà un brocco di prima usando la sponda laterale. Oh, Adami. Bel tiro da parte sua, forse 4 di colore, uno sicuro. Viene chiamato l'arbitro per misurare per i 4. Si sono accordati sui due di colore, 56-27 per la coppia modenese, alla Chito Fatti. Abbondante per lui. Prende il Galascino di mezzo e la sua si ferma pericolosamente. Anzi, ne beve due anche. Verucchi non riesce ad andare vicino a pallina, vediamo se riuscirà a far meglio dell'avversario modenese.
spinta abbondante per Frate, prende il punto, lo fa largo, possibilità per Ferrari. Rica Stassi per bene vicino a pallina. Ottimo tiro da parte di Ferrari che si posiziona quasi a sponda. Due sponde interne in prima intenzione per Adamo, sembra leggermente stretto, riesce comunque a prendere pallino e portarlo su vicino su bianco. Terza biglia in mano Ferrari per la coppia modenese, proverà un brocco usando la sponda laterale, può anche abbassare il pallino. Compito non semplice adesso per Adani. Due sponde interne per che con la carambola la propria bianca riesce a fare solo punto. Adesso vediamo Verucchi che si farà un tiro mimando, riuscirà a portare via la bianca. Molto bello il tiro di Verucchi, 4 di colore per lui, 62-27 per la coppia latinese con Ferrari alla quinta. Doppio passaggio in mezzo per Ferrari che poteva chiuderla qua. Adami tenterà un calcio della rossa, probabilmente. Mi confeziono 3, si porta 30. Semplicemente prova a posizionarsi dietro al pallino Verucchi. Lascia scoperto il calcio, vediamo se è meglio in questo caso, probabilmente sì, proverà a sfruttarlo per diminuire lo svantaggio. In questo caso abbondante, lo colpisce, lo porta quasi giù. Verucchi ha la possibilità di provarla a metterlo a sponda. Così è. Terza linea per Frati, prova ad andare in mezzo tra rosso e pallino. Riesce nel suo intento, ultima biglia per Ferrari. Tira contro la bianca dell'avversario, Ferrari la porta via. Lascia comunque spazio a Frati. Frati non bene. Ho provato a spingere il pallino vicino alla traversa, 4 di colore, ma da come la mollata era già abbondante il tiro e l'ha spacciato. La sua è andata via, il pallino è rimasto lì, 2 di colore per la coppia montanese, confermato sui 64 anni.
66, oltre 30 della coppia Ferrari. Provato il calcio ad Ami per diminuire lo svantaggio. Si posiziona semplicemente contro sponda. Frati si posiziona in mezzo. Bisogna sponda lunga, sponda corta. Pallino Ferrari mandando la bianca verso la buca. Frati proverà a posizionarsi contro pallino. Tiro abbondante, mette il pallino a sponda. Anche vero che non fa un bel tiro, rimane nello spazio per l'avversario. Dami probabilmente tenterà uno sfaccio di rosso, visto lo svantaggio. Rimpalla e punto rimane rosso. Semifinale non giocate ai loro livelli per la coppia ferrarese. Comunque bisogna ricordare che è da stamattina alle 8 che giocano, la stanchezza può anche far sentire. Bocciata non sufficientemente tagliata da parte di Ferrari, si rimane su 68-30. Anche in questo caso Dami prova subito a fare il calcio del pallino. Nessun punto, lo riesce a portare giù. Per la coppia modenese va a Ferrari con il due sponde esterno di primo. Posizionarsi al di qua nel castello rispetto a quelli, non lascia punti di appoggio. Ferrari ora tocca a Frati con un blocco di secondo, prova probabilmente a fare il calcio nel pallino, tiro bene indirizzato e confeziona 6. Ci portano a 36 contro 68 degli avversari. Scegliono da su con pallino. Il pallino rimane poco più della metà. La sponda. Tanto un calcio Dami. Proprio non è diciamo non è il momento per tirare qualcosa, sta scarso con la rossa che a sua volta prende il pallino e manda la rossa, passa in semifinale la coppia modenese Verucchi Ferrari.